Buonasera a tutti, benvenuti a Granatissimi. La Salernitana fa 1-1, 2-2, scusate, con il Milan al termine di una partita gagliarda guidata dal condottiero mister Davide Nicola, che ha trasformato la squadra che era la Salernitana 7 giorni fa. In campo si è vista una nuova squadra, un nuovo spirito, una nuova voglia di combattere per tentare un'impresa difficile che è la salvezza. E adesso ci sarà il Bologna in casa e poi la novità, si giocherà la gara anche contro il Venezia, che però, come l'Udinese, ha proposto ricorso. Ne parleremo nel corso di questa puntata con tantissimi altri argomenti. Buonasera al direttore di cronache Tommaso D'Angelo. Buonasera, buonasera. Buonasera a Peppe A Iannicelli. te, Garri, a tutti i nostri telespettatori. E buonasera all'avvocato tifosissimo della Salernitana, Lello Ciccone. Grazie, buonasera. E allora, Lello, parto da te, ci diamo del tu, mi Certo, posso Garri, figurati. permettere? Ah, no, figurati. Ti è piaciuta la partita con il Milan e se ti aspettavi una Salernitana così gagliarda contro la prima della classe? No, devo essere sincero, no, non me l'aspettavo perché si è avuto un cambiamento notevole. Quella partita veramente. Mi ha ricordato tanto la partita del Verona quando andammo a vincere a Verona, cioè una partita con tante motivazioni dei giocatori che non vedevamo appunto da Verona e a un certo punto veramente pensavo di portare a casa i 3 punti, però purtroppo è stato una, ma non la chiamerei neanche disattenzione di sempre, c'è stato un tiro che è il cosiddetto tiro della domenica che è purtroppo ci ha infilato e ha pareggiato, però voglio dire è stata una partita veramente con ho visto entusiasmo tra i giocatori, ho visto aggregazione tra i giocatori, ho visto una motivazione tra i giocatori e quindi questo è stato veramente sull'aspetto psicologico, ecco, l'abbiamo visto proprio in questo aspetto psicologico conta tantissimo sui giocatori, ho visto che sono motivatissimi. Direttore, un punto guadagnato o 2 punti persi? Bah, per come si era messa la partita, 2 punti persi. Diciamo che volevo solo ricordare che da tempo sosteneva che bisognava cambiare allenatore, Da molto no? tempo, Questo direi. giusto per intenderci. E il risultato si è visto perché ovviamente è anche una squadra diversa. Dopo Napoli, anche con 41, in fondo la stessa squadra. Che cosa serviva alla Salernitana? La Salernitana serviva innanzitutto un'iniezione di fiducia negli stessi giocatori. E su questo Nicola è stato bravo. È chiaro che un allenatore nuovo in 3-4 giorni non è che può fare 30 cose, fa 2-3 cose che lui ritiene le più urgenti, perché altrimenti non c'è proprio il tempo per Certo. farlo. Di certo, come dire, da un punto di vista psicologico ha dato alla squadra la forza nel dire guardate noi il gol col Milan lo possiamo comunque prendere, comunque il Milan, la capolista eccetera. Questo però non deve significare che preso il gol ci sgonfiamo. E su questo la Salernitana, diciamo, da un punto di vista Ha psicologico reagito bene. ha retto bene al gol del Milan. Da un punto di vista tattico, secondo me sono due le cose che sono emerse. Cioè, noi anche prima, magari ci difendevamo dietro la palla con 10 giocatori. Però qui che cosa è successo col Milan? A parte che capitava e non capitava, prima capitava sempre, cioè prima eravamo sempre dietro al pallone. Col Milan no. Ma soprattutto quando stavamo dietro al pallone, cioè difendevamo dietro al pallone, la squadra era compatta in 10 metri. Cioè era il movimento di chiusura degli spazi era molto serrato, non dando mai al Milan la possibilità. Lì sul gol c'è stato un errore ovviamente in diagonale del giocatore, ma fondamentalmente per il resto della gara la Salernitana ha Dici di prima tenuto, postazione, il primo gol. sì, ha mantenuto quella compattezza tra le linee che non ha dato la possibilità al Milan di palleggiare. E questo, diciamo, è un risultato tattico importante perché ha permesso poi spesso alla Salernitana di stare avanti al pallone, cioè di avere Certo. quella capacità anche di aggredire il Milan. E poi, come vi ho sempre detto, se noi abbiamo uno come Djuric, dobbiamo avere qualcuno che vada sulle fasce e metta un cross al centro. Mi sono sgolato nel spiegare a tutti che alla Salernitana serviva qualcuno che andava sulle fasce e mettesse il pallone in mezzo.
l'abbiamo vista a Genova con Verdi, l'abbiamo vista con Mazzocchi, due cross, due gol. Certo. Ma siamo all'ABC del calcio, non è che io sia diventato improvvisamente Mourinho. Ma voglio dire, sono le regole basilari per cui dove la Sennana era completamente fuori. Certo. È vero che lo avevamo anche lo scorso anno, però lo scorso anno, diciamo, tutta una serie di combinazioni ci hanno permesso. Era la Serie B, cioè. E poi era la Serie B. Sul piano pratico in Serie A, noi, voglio dire, tutto questo non l'abbiamo mai avuto. Abbiamo preso un giocatore come Mazzocchi, che è bravo nel farlo. Dovremmo migliorare anche a sinistra, ma c'è tempo. Però, voglio dire, mettendo i cross non da centrocampo, ma sugli esterni, eccetera, è chiaro che noi possiamo sfruttare Djuric. Certo, la situazione è ben diversa. E parte... queste sono, secondo me, le due o tre cose su cui Nicola fondamentalmente ha indirizzato la squadra, e devo dire che ha centrato bene la partita, come ha centrato anche le sostituzioni in corso d'opera. Certo, a Peppe chiedo un rapidissimo commento su una cosa che esula, tra virgolette, dal dato di Salernitana-Milan, perché ieri sera, quando il Napoli giocava col Cagliari, insomma, sui social si sono scatenati tutti i tifosi della Salernitana che per una sera hanno tifato Napoli, e invece non ci è andata benissimo. Come i tifosi del Napoli avevano tifato assolutamente Salernitana. Poi sapete che io sono favorevolissimo a queste sante alleanze, insomma, quindi giochi su più tavoli, quindi chiaro. No, no, ma io credo che alla fine poi faccia sempre il gioco. Avere, non io, fare confusione, non stiamo a canale. Io preferisco sempre avere, dovessi scegliere io, una squadra in più della mia regione piuttosto che una appunto del nord Italia, perché questo consente a volte anche di fare sistema. Poi in campo ognuno persegue i suoi obiettivi. Certo. Detto ciò, questa partita della Salernitana, secondo me, si iscrive in un ragionamento più generale del campionato, e lo faccio davvero in un minuto, perché a voi non sarà sfuggita la circostanza che, e mi fermo alle 5, che si stanno giocando i posti Champions e lo scudetto, di queste 5 nessuno ha vinto, perché l'Inter è stata battuta in casa dal Sassuolo, il Milan appunto fermato con pieno merito dalla Salernitana, il Napoli ha tirato fuori un punto a Cagliari dalla bufera, e lo stesso Spalletti ha ammesso che probabilmente la formazione padrone di casa avrebbe militata qualcosa in più, e l'Atalanta è stata bastonata dalla Fiorentina, la Juventus non è riuscita a vincere un derby che vinceva non so da quante stagioni consecutivamente sia all'andata che per il ritorno. Questo che cosa significa? Che è un campionato che ha un vertice che si sta comprimendo verso il basso. Probabilmente questo è un campionato che, se si continua così, si potrà vincere anche con 80, 81, 82 punti come l'Inter nell'anno del Tiprede. Di conseguenza questo significa che la quota salvezza si alza, ma chiamerà le squadre, secondo me, impegnate in questa lotta anche a qualche impresa importante. Certo. Cioè, non si può pensare di salvarsi senza battere una di queste big. O di big, se non proprio di primissimo rango, di secondo livello, come possono essere in questo momento le due romane o la Fiorentina. Il compito che attende la Salernitana, per questo io dico che ogni partita va affrontata per la Salernitana come se fosse la finalissima di Coppa dei Campioni, ogni partita è lo spareggio salvezza per la Salernitana. Il compito che attende la Salernitana nelle prossime quattro partite sarà davvero estremamente delicato, perché si andrà a confrontare la Salernitana con, puntualissima, la Regia. In particolare volevo farvi presente la sequenza fino alla partita con la Juve: Bologna, Inter, Sassuolo, Juventus. Tu devi immaginare di fare punti in tutte queste quattro partite per evitare che le altre prendano il largo. Però io volevo aggiungere questo ragionamento. Devo mandare il servizio, abbiamo un collegamento Skype pronto. Che la Salernitana ha un piccolo vantaggio rispetto alle altre, che vorrei non si dimenticasse mai, che deve recuperare le due partite. Le due partite, certo, Udinese e Venezia. Poi che sono due scontri diretti. Su questo poi dobbiamo fare un ragionamento. Ne parleremo nel dettaglio. Eccoci qua, la nostra grafica. Quanto sei buona, ovviamente in riferimento Federico Bonazzoli, ma che gran gol che ha fatto questo ragazzo, no? Rivalutato da, io direi, da Sabatini in primis, prima che da Colantuono e poi da Nicola. È vero, è stato un grande finalizzatore, però guardate Djuric che cosa gli ha fatto. Cioè, Djuric gli ha fatto una cosa esagerata, cioè significa veramente
l'uomo squadra e l'attaccante. Ha avuto un cross, bello. Ha avuto il cross, lui ha aspettato una vita. Infatti, ha aspettato una vita di cross, e quando gli arriva o fa gol, Djuric è il secondo gol, è quello, e il primo gli fa un assist a Bonazzoli oggi, e anche l'altra partita. A Bonazzoli. Cioè, sempre, voglio dire, Bonazzoli, per l'amor di Dio, ha fatto un bel gol, però Djuric, il 90% del gol è tutto di Djuric, è del traversone che gli arriva, come giustamente dice Tommaso da destra. Direttore, ma al di là del dato tecnico che ci hai spiegato benissimo, Nicola è riuscito a dare già una sua impronta a questa squadra, una squadra che non si arrende fino all'ultimo, eppure in così pochi giorni il volto della Salernitana è completamente trasformato. Senti, il difficile viene adesso, perché è chiaro che Nicola ha giocato sull'onda emotiva del suo arrivo, del condottiero, dell'allenatore. Allora, Colantuono praticamente si era affittata la sede della panchina della Ricchi. Praticamente Nicola ha fatto un danno ai giardinieri della Ricchi. Voglio dire, già basterebbe questo per fotografarne, diciamo, la differenza dello stare in campo. È chiaro che adesso questa carica che lui è riuscito a dare, ripeto, gli è stato bravo a dire: guardate, noi il gol col Milan lo possiamo comunque prendere. Certo. Questo però non deve significare che la partita che poi è finita. Non dobbiamo. Infatti la Salernitana è rimasta compatta fino al gol del pareggio, che ha raccontato benissimo prima lei. Diciamo, è questo l'indizio su cui credo l'allenatore lavorerà. È chiaro che adesso questa scarica che lui ha di energia che ha dato, è chiaro che adesso la deve portare fino a sabato nella gara con il Bologna, dove ovviamente ci sono le motivazioni. Ovviamente per la prima volta sabato sera si è andata allo stadio con la sensazione di non essere presi a pallonata. Diciamo la verità, le altre partite uno andava per la fede, per il tifo, per la maglia, eccetera. Però ognuno nel proprio cuore sapeva che era un atto di presenza. Sabato sera invece l'area che si respirava alla Reghi, anche questo ovviamente è stato importante, era un'area per cui uno diceva: vabbè, sai, sempre il Milan, sempre la capolista, però è una Salernitana che ti dà un'altra fiducia, ti dà soprattutto un'altra sensazione. E quella sensazione che tu respiravi prima della partita poi si è vista sul terreno di gioco. Ecco, adesso l'abilità sta di tenere questa guardia alta, cominciando la gara con il Bologna di sabato, se ricordo bene, perché adesso il calendario, poi tolti i due scontri salvezza, come abbiamo visto prima, non è che sia proprio un calendario facile fare. Quindi ha ragione Peppe quando dice: adesso dobbiamo strappare punti alle grandi, perché poi se vediamo la giornata di ieri, alla fine il Genoa ha pareggiato. Il calendario del Venezia è molto più facile del nostro. Sì, il Genoa ha pareggiato, il Cagliari ha pareggiato, il Venezia ha pareggiato e noi abbiamo pareggiato. Alla fine siamo ancora tutte lì, però con una gara in meno. Adesso bisogna fare uno sprint. No, sì, a parte che abbiamo. Adesso bisogna fare uno sprint. No, dicevo una gara in meno di campionato. Di campionato. Certo. Complessivamente di campionato. Adesso dobbiamo fare uno sprint, come diceva Peppe, perché ce lo impone il calendario di fare qualche blitz importante. E poi ovviamente abbiamo due scontri diretti che sono fondamentali. Ed è un vantaggio rispetto agli altri. È un vantaggio anche il fattore Arechi, Peppe. Sabato sera strapieno, ovviamente si ripeterà contro il Bologna, è già pronto l'esodo per Milano, perché l'Inter ha messo questi prezzi popolari, 5-10 euro, che ovviamente allettano anche i tifosi granata, è chiaro. Chi potrà muoversi da Salerno, impegni lavorativi permettendo, sarà sugli spalti. No, c'è anche la buona notizia della due buone notizie: l'aumentata capienza e anche voglio dire la maggiore disponibilità di tornelli, che rende ancora più agevole l'afflusso dei tifosi. Terza buona notizia: finalmente la questura si è convinta a tenere aperta la fermata Arechi della metropolitana, che è il modo migliore per arrivare allo stadio, ovviamente, perché tu scendi praticamente a ridosso del settore di stinti e curve. E mi sembra che, per esempio, da questo punto di vista, sabato sera, nonostante l'enorme afflusso di tifosi, la cosa sia andata liscia, considerando appunto la presenza di decine di migliaia di persone.
c'è un fattore, e qui chiedo il conforto dell'avvocato, perché è scontato, io credo che ci sono 8 squadre che devono recuperare partite, Salernitana e Udinese 2, poi c'è un lungo elenco di squadre, Inter, Atalanta, Fiorentina, Torino, Udinese, Venezia, le ho già dette, che devono recuperare una o due gare. Sono tutte in questo momento a vari livelli di giudizio, chi al primo, chi al secondo, chi... Avvocato Ciccone, io credo che realisticamente prima della metà di aprile... Ti interrompo per la domanda a Ciccone, perché abbiamo in collegamento Skype, che abbiamo ripristinato, l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, buonasera. Buonasera a voi, buonasera grazie. A tutti gli operatori, buonasera. Grazie amici. Per essere qui con noi, le chiedo subito a bruciapelo, questa partita, tra l'altro col Milan, le è piaciuta? Ma assolutamente sì, è stata una partita appassionante, nonostante il mio cognome, ovviamente il cuore, la testa, la passione andava per la nostra Salernitana. Devo dire che sono stato rapito ormai da più di un mese da questa meravigliosa squadra, da questa meravigliosa città. Io ho avuto modo di conoscere tante persone, una delle prime è un collega tifoso che è l'avvocato Ciccone che avete in studio. Devo dire che Lello mi ha subito introdotto veramente a questo progetto, devo dire, che mi ha coinvolto totalmente, quindi le rispondo con la testa, col cuore, con la passione per la Salernitana. La partita mi è piaciuta tantissimo. Grande merito all'avvocato Ciccone, che adesso ci dovrà dire come ha convinto Milan a scegliere il progetto Salernitana. Assolutamente, mi sembra non sono giusto. Stato io, non sono un regista occulto. Lo sappiamo bene. Perché a Lello non piacciono i difetti. Riservato. È molto riservato. A me non piace niente. Ma i suoi meriti sono noti. No, nessun merito. Mi vanto dell'amicizia fraterna con Danilo e ho conosciuto Maurizio, che per la verità l'ho apprezzato subito dal primo giorno. In questi giorni ci vedremo ancora più spesso. Voglio dire, è una persona, vabbè, non lo devo presentare io. Basta leggere il curriculum di Maurizio e si capisce Danilo Iervolino che cosa ha pensato per la Salernitana, perché spostare Maurizio Milan su Salerno per noi salernitani è un onore, è un piacere, è veramente quando la gente mi ferma in mezzo alla strada e mi dice: ma Danilo Iervolino è così, fa veramente così oppure una finta? Io credo lo stesso Maurizio, io non mi meraviglio, quando fa le conferenze e dice delle cose che possono sembrare per noi salernitani straordinarie, e per me è la normalità, perché quando fa una cosa il presidente la fa veramente con il cuore e ci mette tutto se stesso e mette tutte le sue risorse umane, i suoi amici, in questo caso Maurizio Milan, che voglio dire si presenta da solo. Quindi significa che quando si costruisce qualcosa e si costruisce seriamente, come ci ha abituato Danilo, che quando 20 anni fa disse: Lello, io voglio fare l'università telematica Pegaso, io ci credo, voglio costruirla in questa maniera. Io perché era amico non gli dissi niente, però poi alla fine dopo 20 anni ha dimostrato che la Pegaso è diventata quello che è diventata. Io credo che sulla Salernitana avremo le stesse cose e non mi meraviglio, cioè voglio dire... Mi ha fatto delle cose in due mesi, cose inenarrabili, veramente, che per noi salernitani era fuori dal mondo. Però non mi ha meravigliato, quindi aspetto qualcosa in più di Danilo, perché mi deve sconvolgere. Tra l'altro, avvocato, la nostra grafica, il vero Milan, la Salernitana ne ha due, perché oltre al dottor Maurizio Milan c'è anche Milan Djuric, che ormai è diventato, ma lo è sempre stato, particolarmente pungente nei cuori dei tifosi della Salernitana. La faccio parlare con Tommaso D'Angelo, che è il direttore di Cronache del Mezzogiorno. Prego, direttore. Buonasera, dottor Milan. Le volevo chiedere, ecco, dal calcio alla scrivania. Calcio, adesso abbiamo parlato di Nicola, eccetera, eccetera, però ovviamente c'è tutto l'aspetto che va al di là del terreno di gioco. È già possibile tracciare un piccolissimo bilancio di questa sua avventura con la Salernitana, di quello che si è fatto e soprattutto quello che c'è da fare, perché credo che su questo avrà da che lavorare. Sì, guardi, giustamente l'avvocato, l'amico Lello, citava delle grandi doti del presidente Iervolino e sicuramente le possiamo sintetizzare in due parole: capacità di visione e grande pragmatismo. Lo ha dimostrato nelle sue
avventure nei suoi progetti imprenditoriali. In questo mese di progettualità mia su Salerno abbiamo già messo in cantiere tante cose con il Presidente. Sicuramente avete letto anche sui giornali e dalle sue interviste i punti chiave su cui ci concentreremo come società, che avrà un focus importante nella, poi anche la vostra precedente discussione, nella voglia, nella determinazione di rimanere nella massima serie, e devo dire che qui ce la stiamo mettendo tutta, il direttore Sabatini, ma in primis veramente col cuore anche il presidente Erbolino. Per quanto riguarda i progetti societari, guardate, noi stiamo in questo momento studiando con estrema attenzione il progetto di creare un campus per gli allenamenti, un camp nuovo possa essere sicuramente da un lato un luogo di allenamento sportivo, dall'altro lato la creazione di quello che il Presidente ha subito detto fin dal primo minuto, quella che sarà l'Academy, ossia quella che sarà anche la scuola che dovrà affiancare la parte sportiva. E su questo l'idea è di creare un network con il territorio, che è l'altro ambito importante del progetto Salernitana, quindi un network col mondo delle scuole, col mondo delle altre società sportive, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è uscito proprio in queste ore sui giornali, stiamo guardando con estrema attenzione il tema Rechi, stiamo ipotizzando varie soluzioni, e nel nostro, diciamo, nelle nostre priorità c'è quella di rinnovare la convenzione, ma andare anche oltre. Qui mi fermo perché è in fase di studio. E su questo siamo supportati anche da alcune società di consulenza internazionali. Tanti aspetti, ne cito uno per tutti, le partnership importanti che grazie all'autorevolezza della figura di Daniele Erbolino abbiamo avuto e stiamo avendo su Salerno. Una fra tutte Tecnogym, avvieremo un grosso laboratorio, un grande laboratorio sul benessere che avrà come focus la parte sportiva, ma che andrà anche oltre. E questo sarà un elemento che metteremo a terra già nelle prossime ore. Proprio in serata ci è arrivato il progetto definitivo da Tecnogym, anche qui 15 giorni di lavoro molto determinato da parte nostra e da parte di Tecnogym, e questo vedrà luce nelle prossime ore. Infine, sono tanti progetti, ma si possono racchiudere in un'altra parola che è innovazione e digitalizzazione. Su questo ci concentreremo molto nel rapporto con la città, con i tifosi, nelle cose pratiche come il ticketing elettronico. Insomma, anche qui stiamo attivando, abbiamo già attivato in realtà tante connessioni che ci vengono dal nostro mondo professionale, dal mondo professionale del dottor Iervolino, che è il mondo comunque. Lei lo citava, sia dell'educazione, ma specialmente nel mondo dell'innovazione. Sarà quindi una Salernitana che avrà tanta innovazione dentro, e avrà anche un altro ingrediente, guardi, che ha colpito subito me fin dal primo momento, ed è la grande passione dei tifosi, del pubblico, e la grande educazione di questa città. Ecco, questo sarà un elemento forte che connoterà tutti i nostri progetti. Perché poi alla fine si può portare tanta innovazione, si può portare tecnologia, ma come sempre tutto è fatto dal fattore umano, quindi dalle persone. E questo è un elemento che noi vogliamo cercare di mantenere. Progetto anche qui, le famiglie allo stadio, insomma, tante cose che stiamo cercando con tanta energia di mettere a terra fin da subito, perché vogliamo dimostrare che questo gruppo, il Presidente in primis, è venuto a Salerno per costruire un progetto non mordi e fuggi, ma un progetto molto molto lungo e molto ampio nel tempo, e quindi sicuramente le cose che faremo saranno tante, ma sempre ascoltando molto anche il territorio. Dottor Milan, le volevo chiedere velocemente, per quanto riguarda il campus, si era già parlato di questa disponibilità nella zona ASI di Salerno anche da parte del Presidente Visconti, se questo ce lo conferma, che Visconti ci ha rilasciato un'intervista dove ci ha detto che ci sono due. Assolutamente sì, è uno degli ambiti che stiamo guardando. Non solo quello, ma devo dire che fin da subito c'è stata la disponibilità, fin dal primo giorno. Quella di creare questo campus però a Salerno. Se ricordo bene. No, quella del dottor Visconti, sì, c'è stata la disponibilità a guardare anche questa parte, Perfetto. diciamo, E poi di. le volevo dire, secondo lei è più facile ristrutturare la Rechi o è più facile con le nuove tecnologie praticamente realizzarlo ex novo?
Guardate, se avrò l'occasione di essere invitato da voi, cosa che do ampia disponibilità nelle prossime settimane, io non è che voglio omettere a questa domanda, ma è in fase di studio. Sicuramente l'idea per noi è quella di mantenere la Lecchi, che è un'arena molto bella. Alla fine ha una struttura inglese, è uno stadio che io ho avuto modo di vedere e di conoscere da vicino, sia la partita di domenica, ma sia perché abbiamo anche i nostri uffici, una parte dei nostri uffici all'interno. Quindi Lecchi è un simbolo della città e quindi l'idea è quella di mantenere. Certo, stiamo valutando le migliorie da portare alla Lecchi, che già di per sé oggi comunque uno stadio, vi assicuro, che rispetto anche agli altri del panorama italiano, già abbastanza da questo punto di vista all'avanguardia. Non le so dare una risposta certa e puntuale, stiamo guardando entrambe le soluzioni e non abbiamo ancora oggi il dossier sul tavolo. Siamo partiti in realtà qualche giorno fa a fare questa analisi. Però immagino che, a proposito di Arena, che l'avvocato Ciccone le avrà anche prospettato qual è la vera arena poi della città di Salerno, che è lo stadio Vestuti. Sì, proprio Lello me ne ha parlato quando mi ha descritto nel mio, penso Lello fosse il terzo giorno a Salerno, quando ci siamo incontrati, mi ha fatto proprio una panoramica della città e di luoghi importanti di questa meravigliosa città. Ammetto che il Vestuti non l'ho ancora visitato, quindi mi manca e so che è in una situazione precaria, e con il presidente ci siamo ripromessi che nelle prossime settimane andremo a vederlo e a capire se si può anche recuperare all'interno del progetto Salernitana, che riusando le parole di prima è un progetto ampio, territoriale, non è un progetto semplicemente che ha uno stadio e un camp, è un progetto che deve parlare la città, nella città nella maniera più estesa. Quindi mi riprometto di vederlo e di valutare anche insieme alle istituzioni l'eventuale uso anche di questo spazio. Peraltro, se mi permette, voglio anche, essendo questa poi la mia prima uscita ufficiale, perché penso che poi bisogna prima capire e iniziare a programmare prima di parlare, e volevo ringraziare in questo contesto anche l'amministrazione comunale in tutte le sue declinazioni, a iniziare dal signor sindaco, che si è dimostrato molto molto disponibile a essere al nostro fianco per creare questo grande progetto, appunto. Poi tutti ci auguriamo di rimanere nella massima serie, ribadisco, ci stiamo certo mettendo tutte le energie possibili. Certo. L'appuntamento per adesso tocca a te, Lello, il dottore Milan. Sì, non c'è problema. No, facciamo questo appuntamento. Lo stadio Vestuti. Abbiamo una cena prima dello stadio Vestuti da fare a fine settimana e poi subito faremo questo. Vabbè. Tra l'altro, io nello stadio Vestuti, tu sai, insomma, non avevo dubbi. Uno dei miei studi è proprio nello stadio Vestuti. Scusi, per me lo stadio Vestuti. Ma infatti, io non avevo dubbi che tu ne avessi parlato. Non abbiamo parlato, ma già sapevo. Quindi, facciamo la cena e la visita al Vestuti. La cena ovviamente senza Iannicelli, perché ti costerebbe un occhio della testa. Assolutamente. Dottor Milan, la faccio parlare con Peppe Iannicelli. Io credo che ho avuto modo di conoscere da vicino il dottor Milan e insomma credo che con lui, con Danilo Iorolino, la città di Salerno, la nostra comunità abbia un'occasione importante per fare un salto di qualità complessivo. Io ai ragionamenti che stavamo facendo aggiungo anche il costruendo Pala Salerno. Sarebbe estremamente interessante, Lello, Tommaso, Carla, che si creasse in quella zona un polo del divertimento e del tempo libero, che vede già uno stadio Lecchi ammodernato, il multisala, il porto turistico Marina da Lecchi, il Pala Salerno. Una zona, voglio dire, già servita dalla metropolitana, vicina alla tangenziale, che sarebbe un polo, secondo me, di attrazione estremamente interessante per la città di Salerno. E il porto Marina Lecchi, l'ho detto, sì. Io credo che la Salernitana in questo possa recitare un ruolo estremamente importante nelle forme che poi si potranno andare a studiare. Quindi faccio questa premessa. Volevo però chiederle due cose. Per quanto riguarda i recuperi delle gare, la buona notizia è che finalmente, voglio dire,
Noi ne eravamo convinti dall'inizio, però sai, essere convinti è una cosa, le sentenze sono un'altra. Ci vorranno un po' di tempi, ma voi avete già immaginato, c'è già un qualche ragionamento su quando queste gare potranno essere recuperate? Io personalmente credo andiamo perlomeno alla metà di aprile, perché dobbiamo attendere che comunque il tutto vada in giudicato. E quindi volevo conferma da parte vostra di questo concetto, e vorrei che ci dicesse giusto qualche cosa in più su quello che state pensando per la Recchi nell'immediato, e in particolare se ad esempio avete ipotizzato che per il finale di campionato si possa proporre una formula di mini abbonamento per far sì che tutto il popolo granata possa stringersi attorno alla Salernitana senza avere poi il problema di dover condividere la bigliettazione con tifoserie che giustamente premono e vengono da fuori per sostenere le squadre del cuore. Quindi, se avete pensato a questi abbonamenti per il finale di campionato, secondo, quando immaginate si possano disputare questi recuperi? Parto dalla seconda, perché chiedevo anch'io oggi informazioni al segretario e se c'erano delle news da parte della Lega. Allora, le confermo che saranno recuperi molto lunghi e sicuramente andranno dalla seconda parte del mese di aprile, quindi anche per il ricorso del Venezia, che era un po' tra le righe sapevamo che un po' c'era questa azione, quindi sicuramente avremo una coda di campionato molto lunga. Siamo molto confidenti che comunque questi due recuperi si giocheranno facendo anche i giusti scongiuri. Per quanto riguarda lo Stadio Recchi, due cose mi permetto di dire. Allora, la prima, che noi abbiamo già fatto, anche grazie devo dire alla presenza del comune, a presenza costante del comune, diversi sopralluoghi all'interno dello stadio, e cercheremo di portare le migliorie da qua a fine del campionato, sia estetiche, quelle che appunto si riescono, sia delle migliorie che stiamo studiando rispetto ai tornelli e quant'altro. Allora, qui però non voglio sbilanciarmi, perché è in corso una valutazione tecnica tra i nostri professionisti e la parte del comune, ripeto, che ho trovato molto disponibile da questo punto di vista. Per quanto riguarda il tema dei mini abbonamenti, l'abbiamo preso in considerazione, lo stiamo guardando con tanta attenzione. In realtà so che in passato è stato oggetto di discussione, perché eravamo all'interno di un contesto di emergenza sanitaria pesante, quindi il Covid ha molto condizionato. Non vi posso assicurare al 100% che è un elemento che metteremo sicuramente in attuazione, però stiamo guardando il tema di mini abbonamenti da qua a fine campionato. Anche su questo penso che una riflessione in primis con i miei colleghi all'interno preposti al tema del ticketing e con il Presidente del Bolino la faremo nei prossimi giorni, perché penso che la città di Salerno e i tifosi meritano grande attenzione. Avete visto che fin da subito da parte nostra questa c'è stata nella riduzione dei prezzi dei biglietti, e quindi penso che andremo in quella direzione, però non so ancora darvi la certezza. Ripeto, se avrò modo di essere invitato fra qualche giorno, sicuramente qualche news in più rispetto al futuro della Recchi e anche alle cose più immediate riesco a darvela. Non voglio eludere la domanda, ma sono tutte tematiche ampiamente in discussione, quindi ci tengo a darvi delle certezze, non delle probabilità. Ecco. Sicuramente c'è grandissima attenzione, questa sì. E allora, intanto si ritenga già invitato, insomma, approfitteremo, abuseremo della sua disponibilità, lo sappia. Quindi no, ci tornerà anche molto un modo, utile. La ringrazio io, perché è anche un modo, devo dire, diverso per entrare in contatto con questa veramente meravigliosa città e le persone che vi abitano, ripeto. Quindi grazie in anticipo a voi. Le chiedo un'ultimissima cosa. Lei rappresenterà la Salernitana in Lega. Che cosa si aspetta? Insomma, incontrerà probabilmente anche il presidente Lotito, incontrerà grandi professionalità del mondo del calcio. Patroni Ervolino però è stato chiaro, bisogna migliorare sotto tutti gli aspetti, a 360 gradi. Quindi la posizione della Salernitana quale sarà? Ma innanzitutto devo dire che io sono all'interno di questo progetto Salernitana perché ho da tanti anni approcciato la visione del dottor Ervolino, che è appunto una visione di grande educazione, ma di grande
innovazione, con dirompente innovazione. E nel mondo del calcio quello che abbiamo visto è che c'è una staticità diciamo, nei processi e quant'altro. Allora, in realtà io ho già fatto un paio di riunioni di Lega, devo dire che mi sono già confrontato con presidenti importanti come il presidente De Laurentiis o il presidente Lotito e qui vi posso dire anche grazie all'autorevolezza del nostro presidente, la posizione della Salernitana sta un po' cambiando all'interno del contesto di Lega Calcio. Innanzitutto sono stato accolto con grande disponibilità e grande entusiasmo dagli organi della Lega e anche dagli altri presidenti e già da subito abbiamo stabilito un buon clima di collaborazione, non semplicemente con le piccole o con le, devo dire, con le società di media classifica come possono essere Udinese, Torino, Verona, sono comunque società importanti, ma anche con le grandi e in particolar modo il link che si è creato tra Napoli e noi, ma anche con la Roma, ma anche col Milan, già sta portando dei momenti anche di condivisione, posso dire anche di progettualità comuni che riguardano un certo modo di vedere il calcio. Poi avremo dei momenti anche abbastanza importanti e confronti abbastanza, devo dire, anche con grandi discussioni, mi aspetto, perché c'è un presidente della Lega da eleggere, la nostra posizione, il presidente De Bolino l'ha detta in maniera molto chiara. Noi pensiamo che sia importante avere un uomo che sia in grado di dialogare con le istituzioni in maniera costruttiva e che riesca poi a riportare la Lega in posizioni mondiali che merita rispetto a si è fatta superare dalla Premier, da altri contesti. Quindi noi, seppur rappresentiamo oggi una società che storicamente è importante, che immeritatamente, secondo me, oggi ci vede in un posto in classifica che sicuramente miglioreremo nelle prossime settimane, però faremo sentire la nostra voce. Però devo dire che siamo stati accolti molto molto bene e c'è un clima di collaborazione, anche a volte di litigiosità, per carità, ma sempre in un tema di ampia collaborazione. Milan, se posso proprio una rapidissima considerazione, visto che parliamo della Lega, sono 9 i club di Serie A ormai in proprietà straniera, l'ultima l'Atalanta, dove in verità Percassi ha realizzato un'operazione straordinaria, perché voglio dire, l'ha presa per poche decine di milioni di euro e l'ha rivenduta in quota parte per svariate centinaia di milioni, ristrutturando in vero lo stadio. E per esempio io credo che certamente il dottor Milan conosca Zingonia, se si deve pensare a un modello di cittadella, di academy dello sport, beh, quello certamente è un modello virtuoso estremamente interessante. Però certo è un problema, dottor Milan, se continuasse questa colonizzazione, perché non dimentichiamo mai che il calcio rappresenta anche un'industria importante nel nostro paese, oltre a essere il divertimento preferito dagli italiani. Lei che ne pensa di questo fenomeno? Ma io, guardi, avendo nella mia vita lavorato per parecchi fondi di private equity, anche nella precedente esperienza, seppur breve, all'interno del contesto del dottor Iovolino con un fondo importante, io penso che alla fine la differenza la fanno le persone che rappresentano le società e che sono messe dai fondi a governare il contesto. Le società più importanti, penso al Milan, penso alla Roma stessa, oggi hanno degli amministratori molto attenti, da un lato sicuramente al contesto economico, ma anche devo dire, al contesto sportivo. Quello che manca, che penso debba avere una grande attenzione e che noi potremmo portare come esempio, è il rapporto virtuoso che la società deve avere con i propri tifosi, con la città e con il contesto che lo circonda. Deve essere meno freddo. Trovo che a volte in queste grosse organizzazioni governate dai fondi private equity ci sia poi un netto distacco, ma vi assicuro che gli elementi finanziari, i benefici che possono portare contesti come questi, penso che siano di ampia garanzia per le società stesse. Peraltro, ne approfitto anche qui per dire che l'Atalanta è uno dei nostri modelli, adesso non per quanto riguarda l'operazione che il dottor Percassi ha fatto, ma più come modello societario, perché riteniamo che sia
un percorso di grandi visioni, grandi, virtuoso, come lei definisce, per il rapporto sano che c'è tra cura di bilanci e cura anche della parte sportiva. Ed è subito una società che abbiamo guardato con grande attenzione insieme al dottor Iervolino, come abbiamo guardato con grande attenzione anche altri esempi, la Fiorentina, l'Udinese sicuramente. Quindi ci siamo fatti un po', diciamo, di benchmark e l'Atalanta oggi rappresenta la punta di diamante. E allora io ringrazio ovviamente Maurizio Milan per la disponibilità, ci rivedremo Ci ha dato tante sicuramente, notizie ci ha poi. dato tante notizie, ci rivedremo sicuramente nelle prossime settimane per continuare a parlare di Salernitana. Grazie per essere stato qui con noi, colgo ovviamente Grazie l'occasione per ringraziare anche la dottoressa Marandi, responsabile della comunicazione della Salernitana, che ha permesso ovviamente la presenza di Maurizio Milan qui da noi. E poi, insomma, ci rivediamo presto, ovviamente, augurandoci che la Salernitana possa avere qualche punto in classifica che non guasta mai. a voi. Assolutamente, ce lo auguriamo, ce la metteremo tutta, ma penso insomma che questo andrà nella direzione che lei ha detto. Grazie per l'invito e a presto. Buona Grazie, continuazione. grazie a Buonasera a lei, tutti. buonasera. Buona serata, Maurizio. E allora noi ci fermiamo per qualche istante. Eccoci qua di nuovo in studio con Granatissimi, diceva bene il direttore Tommaso D'Angelo, tanti spunti dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan, ma c'è ovviamente da pensare al campo, con questi due recuperi programmati anche piuttosto lontano per la verità contro Udinese e Venezia. Che dici? Risentiremo Sì, come ci spiegava l'avvocato Chiacchio, come ricordava tra Peppe, poco, eh? Risentiremo c'è tra poco. bisogno ovviamente che le due sentenze passino in giudicato. Quindi, con i reclami che sono stati annunciati anche dal Venezia, eccetera, è chiaro che il tempo slitta, è Il tempo inevitabile. passa, i tempi si Tanto allungano, per però Deiura l'anno sì. scorso, nella salvezza del Benevento, pesò molto quella Lazio partita, Torino. appunto. Infrasettimale Lazio-Torino che permise la Lazio ormai lontana da tutti gli obiettivi Champions, ma che aveva già acquisito il diritto a giocare l'Europa League e quindi in campo molto disinvolta. Il Torino invece che aveva bisogno disperato Di di un punti punto. salvezza beneficiò di una gara tutta in discesa. Non voglio dire che la Lazio la regalò la partita, però certamente ebbe un approccio che non... Infatti, Questo andrebbe scongiurata no, questa io credo situazione. che più là si va, meglio è, più si recuperano a maggio queste due partite. È meglio per noi. Sai, però sul Uno, calendario perché non potresti, avremo più amalgama. non puoi Due, sapere. l'Udinese penso che sia già salva e quindi arriverebbe in discesa pure a Tu noi la dici partita. questo Mi ragionamento, auguro sai. per questo. E poi il Venezia, quando è sotto stress, il Venezia ci ha sempre regalato i 3 punti. Ce li regalò in Serie B e ce li regalerà pure in Serie A. Quindi voglio dire, più in là andiamo, meglio. Tu quindi Ben sei di questa... vengono questi ricorsi. Ah, certo. Infatti è preferibile, perché noi più tempo giochiamo, teniamo i due brasiliani che devono ancora entrare in Carburare, carburare, Perotti certo. ancora. Quindi più tempo passa, per noi Tempo meglio. per noi Insomma. E meglio è. E queste allora due gare potrebbero darci il sogno. abbiamo al telefono l'avvocato Edoardo Chiacchio. Avvocato, buonasera. Buonasera a voi tutti. Ciao, Buonasera. Edoardo. La faccio parlare Ciao, ciao subito Tommaso. con il suo Buonasera, avvocato. amico Tommaso D'Angelo. Ah, caro Tommaso, ciao. Ciao, Edoardo. Allora, raccontaci un po' com'è la situazione. Ripetizione col Venezia, anche questo diciamo lo si immaginava. Adesso che succede? Perché c'è il ricorso dei Veneti, giusto? O almeno lo Sì, è hanno preannunciato. stato già notificato il preannuncio di ricorso, ma in tutta onestà è meglio che l'hanno fatto loro che noi. Quindi che qualcuno impugnasse la decisione di primo grado, non ci stanno dubbi, non c'erano mai dubbi, ma molto meglio che l'hanno impugnato le controparti che noi, Certo, perché certo. partiamo non solo con una posizione di vantaggio, ma con una sentenza che è abbastanza chiara e che a mio avviso non sarà facile ripartire. Però siamo sempre vigili e attenti e siamo pronti ad affrontare anche il secondo grado di giudizio. Questo diciamo fa
fa slittare un po' i tempi per il recupero, però come diceva anche il tuo collega Ciccone, tutto gioca comunque a favore della Salernitana, perché il tempo per la Salernitana è fondamentale, quindi giocarla più in là, anche con situazioni atletiche, tecniche, magari come l'Udinese può essere già salva, sono piccoli vantaggi che bisogna pur sfruttare. Non sarà forse proprio sportivissimo, ma diciamo così, però insomma, fra di noi, fra 5-6 di noi, ce lo possiamo dire, no? Ma io sono l'anno scorso con il difensore del Torino, abbiamo portato la gara che è giocata nella prima dell'ultimo turno del torneo, quindi sono abituato a questo tipo di inconvenienti, ma del resto quando abbiamo un primo grado che con le motivazioni che sono uscite sabato scorso vuol dire che non si potrà andare prima della fine di aprile che di inizio maggio, perché abbiamo un secondo grado di giudizio che a mio avviso verrà celebrato entro il 10 e 15 marzo, mentre verranno depositate le motivazioni si arriverà al 20-25 marzo, 30 giorni per il collegio di garanzia, arriviamo a metà aprile, fine aprile, quindi la gara dovrà essere necessariamente disputata, se i tempi saranno rispettati, tra fine aprile e inizio maggio. Lo stesso dicasi per l'Udinese, magari qualche settimana prima, ma non è una questione, diciamo, di volere o potere, sono i tempi tecnici. Quando una società esercita il legittimo diritto di impugnare, non si può fare altrimenti. Avvocato, la faccio parlare con Peppe Anicelli. Avvocato, grazie intanto per la cortesia, perché sabato hai avuto l'amabilità di informarmi in tempo reale della notifica. Sì, mi ricordavo mi sono ricordato del nostro discorso, ho provato a chiamare anche Tommaso, in verità non ci sono riuscito, perché volevo dire, leggiti la sentenza e così capirai, sì, il perché di quella mia ritrosia a svelare poi, certo, le differenze tra le due situazioni. No, io credo, avvocato, che la sentenza, quella ultima, tiri una linea chiarissima. L'orientamento, mi permetta di dire, anche politico, è quello di far giocare tutte le partite che non sono state disputate. Io a questo punto ho difficoltà a immaginare che qualcuna delle partite, che riguardano, ricordo, 8 squadre complessivamente, non possa essere giocata. L'unico aspetto che va sottolineato è che saranno gare pesantissime per la lotta a scudetto e per la lotta a retrocessione. Basti pensare che l'Inter, per esempio, vincendo il recupero contro il Bologna, si porterebbe nuovamente al comando della graduatoria. Quindi sarebbe auspicabile, invero, che quanto prima si andasse ai recuperi, ma oggettivamente i tempi che lei ha indicato sono quelli e ci vorrà un tour de force nel mese di maggio per dirimere la questione, insomma. Ma io posso dire questo, che se non avessimo dimostrato che tenevamo 7 giocatori di cui 3 erano portieri, avremmo beccato lo 0-3, quindi c'è poco da discutere sui numeri. Il Venezia è stato, è e sarà una controparte irriducibile fino all'ultimo grado di giudizio. Per ciò che concerne poi le gare, le dispute delle gare, c'è stato un comunicato ufficiale del 5 di febbraio a firma di Luca Percassi, presidente dell'Atalanta, che tra le altre cose anche coinvolta per la gara con il Torino, per il quale non saranno disputate le gare se non ci sono sentenze definitive. Esempio, Udinese-Fiorentina. L'Udinese ha avuto la fortuna che la Fiorentina non si è costituita e non impugna il giudicato di primo grado. Quella è già diventata ieri una sentenza definitiva. Quella gara si potrà giocare, ma per le altre, voglio dire, le altre sub-iudice
Udinese Salernitana, Salernitana Venezia, Bologna Inter e Atalanta Torino, fin quando non ci sarà un giudicato definitivo, non è assolutamente possibile programmare la partita per la Liga. Guarda, ti volevo chiedere due cose. La prima è una considerazione, anche alla luce delle decisioni emesse dal giudice sportivo, diciamo che la Salernitana, anche se ci riferiamo alla vecchia proprietà, però è giusto dirlo, si è comportata bene, cioè è stata brava nel seguire quello che diciamo erano i regolamenti e quindi non ha diciamo commesso errori. E poi ti volevo chiedere se per questa vicenda delle plusvalenze ci sei dentro anche tu, nel senso no che hai fatto, non è che hai fatto plusvalenze, ma se ti occupi di qualche club. Sì, ci sono dentro anche io come avvocato, ho avuto oggi l'incarico da Novara, che è uno dei club coinvolti del plusvalenze, ho letto la conclusione delle indagini della Procura Federale. Certo, si tratta di storie che all'apparenza sono molto molto fosche e devo avere gli atti e devo studiare e ottenere gli atti, però devo dire che sono situazioni molto antipatiche, non so come si comporterà la Procura Federale, non so se le posizioni resteranno queste, ma gli addebiti sono molto pesanti e molto gravi. Le società coinvolte penso le conoscete tutte, no? Juventus, Napoli, Sampdoria, Parma, e qualcuna me la dimentico, ma si dà situazioni molto pesanti. Piano. Per ciò che concerne l'operato dei dirigenti della Salernitana, le sentenze hanno reso omaggio al loro operato, insomma, hanno reso giustizia al loro operato. No, io dicevo, le società coinvolte, diciamo, nella vicenda delle plusvalenze, in effetti cosa rischiano? Anche soprattutto da un punto di vista di classifica. Dipenderà dalla procura, dalle richieste della Procura Federale. Tutti ricorderemo che, ricorderete quelli più grandi di età, ahimè, che nel 2001 col passaporto falso di Recoba io ero l'avvocato del Napoli e chiesi la retrocessione dell'Inter e invece la Procura Federale inflisse al club milanese la sanzione dell'ammenda di 1 miliardo di vecchie lire e il Napoli retrocesse e il calciatore Recoba giocò ben 25 partite con un passaporto falso. Purtroppo siamo condizionati anche dalle valutazioni della Procura Federale. Secondo giustizia non dovrebbero essere giudicate in maniera blanda. Però c'è anche il Napoli di mezzo e questo mi dispiace molto per il trasferimento di Osimhen e di quei 4 calciatori che in verità non sono noti per brillante carriera, però sono 4 giocatori e quindi vedremo gli sviluppi, insomma. E allora io ringrazio anche Edoardo Chiacchio, sempre preciso e puntuale sulle vicende extracalcistiche della Salernitana e non solo. Grazie avvocato. Grazie a voi, è sempre un piacere, un grande grazie, saluto Eduardo. A tutti voi. Buonasera, Tommaso, grazie. Beppe, grazie. Filippo, Carla e tutti i telespettatori. Grazie avvocato, buonasera. A presto, a voi. E allora noi ci dobbiamo fermare di nuovo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, parleremo ovviamente di Salernitana-Bologna, tra poco. Eccoci qua di nuovo in studio, parliamo di campo Salernitana-Bologna e la carica che mister Nicola darà al suo gruppo. Direttore, c'è ovviamente un solo risultato a disposizione che è quello della vittoria. Intanto vediamo anche la nostra grafica, l'uomo del destino che dice quando mi hanno chiamato è come se qualcuno mi avesse detto dentro ne vale la pena.
Beh, Nicola, forse era l'ultimo tram, poteva prendere per non restare, diciamo, fuori dal giro della Serie A. C'era forse qualche altra, ma insomma, fondamentalmente a questo punto il grande valzer delle sostituzioni degli allenatori penso che sia finito, a meno che non c'è qualcuno che crolla, quindi diciamo che sotto questo aspetto, però voglio dire, io credo che sia stato anche invogliato da Sabatini, conosce il pubblico, conosce la piazza, avrà visto la nuova squadra che è stata allestita, perché un conto era chiamarlo 4 mesi fa, ovviamente un conto allenare adesso la Salernitana, ma anche questo diciamo ha il suo valore. Quindi facendo una serie di ragionamenti, lui sa che se riesce nel miracolo poi può ricominciare finalmente una stagione fin dall'inizio, certo. Cosa che non gli è mai riuscita nonostante le imprese che ha realizzato, diciamo la verità. E quindi per lui è anche un momento in cui deve fare il salto di qualità. E penso che Salerno ha tutto da guadagnare e poco da perdere. Volutamente, tra l'altro... Io sono una curiosità, però, che voglio chiedere a lei, Ciccone, perché lui è addentro, perché no? Ha cambiato lui a Nicola, ha preso lui a Nicola. No. No, gli vuoi dire Peppe chi aveva proposto? No. Non fermi. Decane. Perché non è stato cambiato immediatamente? Cioè, perché Lello, secondo te, se secondo non me. C'era il rapporto fiduciario, perché... In effetti anche le dichiarazioni di Rivolino avevano lasciato intendere che non c'era la totale fiducia in Colantoni. Perché non cambiarlo dopo il derby contro il Napoli? Ai 15 giorni di sosta. Peppe, non credo che non c'era la fiducia di Rivolino, perché conoscendo Danilo. Danilo ha dato il mandato settore tecnico tutto a Sabatini. Sì. E Sabatini sta dimostrando, io non lo conosco Sabatini, voglio dire, però dimostra di parlare con la lingua della chiarezza e l'ha detto subito. Colantoni sono andato a vedere degli allenamenti e ha trasmesso ai giocatori entusiasmo, quindi questo, ma è la verità, perché Colantoni sapete bene voi che faceva 2 allenamenti, è uno dei pochi allenatori che fa allenamento la mattina e la sera, quindi aveva questa voglia di lavorare 2 volte al giorno e tenere la squadra unita, compatta. Sabatini ci ha voluto provare, ma non lo dico io, l'ha detto Sabatini pubblicamente. L'ha detto anche a noi. Certo, quindi l'ha detto anche qui, quindi voglio dire, è chiaro, è stato molto chiaro. Ovviamente Iervolino dando mandato tecnicamente a Sabatini, e Sabatini decide. Voglio dire, non conoscevo la fine del cambio, gliel'ha dato Iervolino. Perché... Ma io non credo. Guarda, alla fine hanno Iervolino non è una persona, Danilo non è una persona che impone, no, è una persona che ha magari ha parlato con Sabatini, che hanno trovato una quadra, è ovvio. Non ha imposto niente. Non è che ha detto calcio, perché... No. Perché forse le partite di Spezia potevano essere portate sì, a casa. Sì, però questa è una decisione che ha preso veramente Sabatini. Non credo che sia entrato nessuno nel merito, e nemmeno Danilo, assolutamente, Iervolino. Il presidente è entrato nel merito tecnico, non credo proprio. Poi mi date delle cose che io non so scoop, voi sapete scoop, io non ho scoop segreti da dichiarare. Io dico il mio parere personale, e io conoscendo il presidente per Del Molino, credo che abbia dato mandato tecnicamente a Sabatini l'ha detto pubblicamente, due partite le ha fatte fare al Colantoni perché si fidava, probabilmente hanno parlato e hanno trovato la soluzione di Nicola, anche perché credo che Nicola non è che ha deciso in un minuto, non è che chiami Nicola e arriva subito, insomma, voglio dire, hanno dovuto insomma comunque ragionare su questo allenatore. Questa è l'altra grafica con Sabatini che dice siamo diventati squadra. Lello, sei d'accordo? D'accordissimo, senza ombra di dubbio, l'ho visto, insomma, segue, poi ovviamente noi paghiamo uno scotto, e voi giornalisti lo sapete meglio di me, che diciamo la società di prima non parlava con continuità e costantemente con la città, perché ovviamente erano 10 anni di cattiverie che si erano fatti entrambi e quindi i rapporti si erano deteriorati, però oggi questa società parla la lingua della chiarezza, si dice tutto e si dice veramente pubblicamente, per cui questo è, secondo me, è il messaggio che doveva passare, che quando Danilo alla prima dichiarazione dice voglio creare un'osmosi con la città, lo sta dimostrando, questa è l'osmosi della città, cioè chiarezza, programmi, progetti e soprattutto tutti che arrivano dalla stessa parte.
La società di prima ovviamente paga lo scotto di Lotito, Lotito non era presente, Lotito non era uno che si faceva amare, Lotito non riusciva a parlare la lingua della chiarezza, diceva anche delle cose che diceva e non diceva, oppure se le diceva, no, diceva male, infatti. E quindi questa è la fortuna, è che finalmente, diceva un amico ieri, dice: ma tu che cosa vuoi per la salita? Io ho già avuto tutto, ho avuto un progetto, un presidente amico, una società forte, un futuro radioso per la mia città, mio figlio può stare Torino, perché poi noi, la tradizione ce la mandiamo da padre in figlio, quindi mio figlio sarà Torino, tiene appena 16 anni, e qui dico, tu ti divertirai per tutta la tua vita, io no purtroppo, io ho sofferto abbiamo dovuto patire dappertutto in Sardegna, quindi lui avrà una vita grandiosa da tifoso. E allora, a proposito dei tifosi, sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto, buonasera, sono Vincenzo. Vincenzo, dici tutto. Sempre complimenti, Carla, per la trasmissione e salutare gli ospiti. No, la mia, volevo fare una cosa velocissima. Volevo dire che sei allora, complimenti alla società, già ce l'abbiamo fatti perché fine parliamo di calcio. E volevo dire una cosa, si dice sempre che la prossima partita è la più importante, però veramente stavolta, se non battiamo il Bologna, cioè sarà proprio, mettiamo un piede in Serie B. Diciamoci proprio la verità, perché il Bologna è proprio alla nostra portata, cioè battendo il Bologna si riapre tutto uno scenario a livello proprio di euforia, e ci credono anche di più i calciatori, perché poi mancheranno troppe poche partite, poi cioè, sarà difficilissimo. E invece a Tommaso volevo chiedere una cosa. Tommaso, malauguratamente non ce l'auguriamo, però se retrocediamo, come lo vedi Nicola per la ripartenza? Invece a Peppe Annicelli, poi li lascio. Peppe, ti volevo chiedere una cosa, perché ti seguo sempre, anche la domenica, anche se non si parla mai della Salernità. Volevo dirti, io mi ricordo 20 anni fa, avevo 13 anni, con mio padre mi faceva gli anni più piccolini, devo dire sempre Campania Sport, e c'era un collegamento da Salerno, spesso ci stava pure Tommaso D'Angelo, e si parlava, ci stava tanto spazio, perché il programma si chiama Campania Sport. Volevo chiederti perché è cambiato, e poi se mi permetti una provocazione al suo amico Umberto Chiariel, chiaro, cambiamo il nome, invece di cambiare Sport, Campania Sport, lo chiamiamo Napoli Sport. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Vincenzo, grazie. Rispondo io. No, perché tu devi sapere che io, lui mi ha boicottato e non mi ha fatto andare più a Canale 22. Voglio dire, la settimana scorsa eravamo in onda. Ma perché lui non c'era in studio e quindi mi hanno chiamato. Noi facevamo il collegamento, ma all'inizio, ancora prima, quando non c'era la sede, io andavo a Napoli a fare il collegamento con la trasmissione, eccetera. Poi Iannicelli ha deciso che su Salerno io non dovevo più intervenire e quindi. Che buttardo. Non ci pensiamo, voglio dire. Pensiamo al Bologna, che tu hai detto una cosa sacrosanta. Pensiamo al Bologna, sì, che è una partita fondamentale, una partita importante. Quindi pensiamo al Bologna, poi vedremo, poi si vedrà. Intanto la nostra grafica non c'è, il pericolo c'è. Giuseppe Andrita che si diverte con le nostre grafiche. Ci andiamo ad ascoltare i tifosi che ha incontrato il nostro Filippo Notari. C'è prima ancora una telefonata in linea, pronto? Pronto? Ascoltaci dal telefono. Pronto? Carmine, sei tu? Ciao Carla, saluto a te. Pronto? Carmine, dal telefono, non dalla TV. Pronto? Eccoci. Dici tutto. Saluto a te, all'avvocato Ciccone, a Peppe Iannicelli e al grande Grazie. Tommaso D'Angelo. Volevo dire, sabato sera ho visto una squadra da Serie A che ha giocato da Serie A. E lo volevo dire anche al vecchio direttore. Queste sono le squadre che si presentano in Serie A. Come diceva pure Zazzaroni, tanto che ci abbiamo dato in testa a Zazzaroni all'inizio del campionato. Abbiamo visto una squadra da Serie A giocare da Serie A. Poi voglio fare i complimenti a Tommaso D'Angelo quando ha detto il fatto di Djuric. Djuric, Tommaso D'Angelo, lo sta dicendo, quando è arrivato a Salerno, Djuric è arrivato 4 anni fa a Salerno, e Tommaso D'Angelo ha sempre detto non ci vuole una punta centrale, ci vuole 2 esterni. Mettiamo 2 esterni a Djuric e Djuric ti fa pure 20 gol. L'ha sempre detto, e su questo Tommaso D'Angelo di carcere ne sa moltissimo, anche perché ha fatto l'allenatore tanti anni fa.
ha fatto l'arbitro, cose, anche l'arbitro per chi non lo conosce. Tommaso D'Angelo quando ci ha dato un piatto di schiaffone a mandorline, le chiuse le ripostiglie delle mandorline. Glissiamo su queste cose. Glissiamo. Ho sentito parlare ieri mattina ad alcune televisioni locali. Sono andato a dormire tranquillissimo come una Pasqua. L'ho sentito parlare, mi sono rilassato, non l'ho preso neanche la capombina, ma rilassato ieri mattina. Ieri mattina quando parlo mi incanto, lo ascolterei per 7-8, 20 ore, 24 ore. È meraviglioso quello, è meraviglioso. Siccome ci ho sposato, io sono un uomo, ma se era una donna. Carmine, è per cortesia. Che meraviglia! Chiudiamola qua, insomma, anche lui, una dichiarazione d'amore al patron che porterà ovviamente nello sport. L'unione civile tra due uomini è possibile, mi conferma l'avvocato Ciccone. Però è bello, il calcio è meraviglioso per questo, no? Perché ricordate Lotito applaudito dietro la spada di San Matteo, no? Non lo ricordiamo tutti. Ricordiamo Peppino Soglia e poi sotto casa. Aliberti. Però Lotito fece un errore, amico mio, che si presentò nella processione che De Luca aveva boicottato per le note vicende. No, è molto prima. Il fatto con l'applauso lo ricordo proprio all'indomani praticamente dell'acquisizione. Vedi, le date. No, le date sono più avanzate. Ci commettiamo la cena? No, non c'è bisogno, ricordo bene. Ci commettiamo la cena? Ricordo bene che erano insieme e c'erano questi applausi. Sai, sic transit gloria mundi. Però io posso dire una cosa adesso. Io ne ho viste tante da cronista, anche in tante piazze. Beh, un entusiasmo così compatto, così coeso, così incendiario verso questa società, verso questa squadra, verso questo ambiente, io raramente l'ho visto. Ed è un patrimonio da preservare, come si preserva coi risultati, perché poi alla fine è sempre il campo il giudice supremo. E io sono convinto che si sia partiti non bene benissimo, ragazzi. Cioè, se a me avessero detto oggi cos'è il 22 di febbraio, il 22 dicembre, mi avessero detto che dopo 60 giorni la Salernitana avrebbe avuto questa configurazione, io avrei detto voi siete matti, cioè non è possibile una cosa del genere. Eppure invece è accaduto ed è straordinario, ed è veramente straordinario. E allora ascoltiamoci le vox di Filippo Notari, poi torniamo in studio. Il pareggio con il Milan ha riacceso un po' le speranze dei tifosi? Io penso di sì, speriamo che si salva la Salernitana, perché poteva pure vincere col Milan per la verità. Questo dopo corso indubbiamente ha fatto bene la Salernitana, questo pareggio è stato di grande utilità e speriamo che prosegui su questa strada, che ci salvi. Il nuovo allenatore è riuscito a dare quella scossa che un po' tutti si aspettavano? È bravo perché ha fatto sempre molto bene dovunque, dovrebbe fare bene pure a Salerno. Mi è piaciuto tanto perché ha cambiato proprio il modulo di gioco, quindi siamo passati dalle strade alle stelle. La Salernitana in questo momento sta veramente in salute. Ed è competitivo a tutti gli effetti in Serie A. Solo che vorrei soltanto aggiungere una cosa, che il Milan si è rubato il pareggio a Salerno e siamo rimasti un po' male. Mi fa piacere che continui su questa strada e si possa salvare. Cioè, speriamo che si possa salvare, siamo fiduciosi nel nostro nuovo presidente. Ci credevo e ci credo ancora una volta che la Salernitana si salverà. Un tifoso rossonero che ha potuto guardare la partita di sabato sera, che impressione le ha fatto la Salernitana? Le posso dire, la Salernitana, onestamente io non pensavo che una squadra che forse agli ultimi posti giocasse in quel modo. O c'è stata una rivoluzione con l'innesto di giocatori importanti. Diciamo pure che il portiere del Milan ci ha messo del suo, però complimenti alla Salernitana. Bonazzoli può essere l'uomo in più in questa fase di stagione? Sì, potrebbe aiutarci tantissimo, giocatore di esperienza, ha giocato in tante squadre della Serie A, speriamo riesca a fare altri gol per la nostra salvezza. Eccoci qua, e allora abbiamo sentito ovviamente i tifosi dopo il pari con il Milan che apre, speriamo, ci auguriamo scenari diversi anche in vista di questa gara importantissima che sabato pomeriggio disputerà la Salernitana allo stadio Arechi contro il Bologna. Peppe, fattore campo anche in questo caso decisivo. Beh, devo dire che il tifo della Salernitana
anche nei momenti più drammatici si è contraddistinto per compostezza e per incitamento. Ecco, una delle componenti che credo abbiano indotto Danilo Iervolino ad avvicinarsi alla Salernitana c'è anche questo. Ecco, voi immaginate si fosse determinata, e c'era questo pericolo, una situazione di tensione con una deriva problematica di ordine pubblico. Sai, un imprenditore prima di venire a inserirsi in queste dinamiche ci avrebbe pensato. Invece il comportamento esemplare dei tifosi della Salernitana, che peraltro hanno incassato anche la solidarietà di tutte le altre tifoserie, ricordo il bellissimo striscione dei tifosi dell'Inter, no? Che rendevano omaggio, certo, ai tifosi granata, o San Siro, che ha tributato un applauso al terzo anello dove i tifosi granata, ieri sera lo ricordava in una trasmissione televisiva, Pelegatti, che è la voce storica della vita rossonera, beh, ricordava la bellezza di quei tifosi che sapevano di essere condannati, di non avere armi per combattere, ma che urlavano per 90 minuti e più il sostegno alla squadra, all'Olimpico. Certo. Ancora a Roma si parla della performance dei tifosi della Serie A. Quindi queste sono cose importantissime. Che restano. E allora, sentiamo ancora chi c'è al telefono. Pronto? Carla, buonasera. Buonasera, Nunzio. Rapidissimo che siamo in chiusura. Rapidissimo. Un saluto all'avvocato Giccone, un saluto a Tommaso, grazie, a Peppino e a tutti quanti che mi ascoltano. E vorrei dire una cosa all'avvocato Giccone, che le sue profezie anticipate si sono avverate, perché lui ha sempre sostenuto che la Salernitana se la pigliava Iervolino. L'ha sostenuto e a me non l'ha detto. Sì. Ci hai dato una notizia, Nunzio? L'avvocato potrà confermarlo. Sentiremo tra qualche istante. Grazie, Nunzio. Avvocato. Grazie, Nunzio. Da quanto tempo Iervolino girava intorno alla Salernitana? No, non girava Danilo. Io Danilo l'ho chiamato perché ovviamente tengo la Salernitana, conoscevo lui come una persona, insomma, voglio dire, lo sta dimostrando, lo state conoscendo voi a Salerno, una persona straordinaria, favolosa, quindi è chiaro che gli facevo la corte, è come quando fai la corte a Belen, ci farei 10 telefonate al giorno. No, non l'ho convinto. Ma come l'ha convinto? Cioè la lui prima cosa che gli ha detto, abilissimo, qual è stato? Lui è abilissimo, io avevo paura quando lui aveva deciso di fare l'offerta e che siamo sentiti, vabbè, Natale, Capodanno, che ci sentiamo, certo, spesso, cioè, quando il 31 dicembre ha detto io faccio l'offerta e mi disse l'offerta che faceva, io ho avuto paura che c'era qualcos'altro che faceva l'offerta, cioè più supero, però lui ha detto io ho valutato con i miei, ovviamente, certo, con i suoi commercialisti, con i suoi docenti, che c'erano anche dei docenti a fianco a lui, e aveva valutato che doveva fare l'offerta di 10.000. Io ho avuto paura, in verità, il 31 sono stato in tensione, ho cenavo e mi sono sentito con lui e disse bah, speriamo che la prendiamo, ma non ci credo manco io. Poi alla fine abbiamo festeggiato così. Il 2022, io credo che rimarrò nei miei festeggiamenti per tutta la mia vita, perché sono stato felicissimo insieme a lui. Però voglio dire, io speravo che la prendeva, facevo la corte a Danilo da tanto tempo, ovviamente all'inizio no, perché no, era un pazzo. Perché stai dicendo una piccola bugia. Lo dico? No, nessuno. Quella del 31. Il 31 lui ha fatto l'offerta. Ma tu alle 20 già lo sapevi che l'aveva presa. La mattina aveva fatto l'offerta. Alle 20 la sera tu sapevi che l'aveva presa. No. Speravo, è una mia speranza. Non sono registrare le telefonate. Hai visto qualche amico comune che ho detto io spero che non la prenda. Non sono aduso a registrare le telefonate, ma alle 20 prima di sedermi a tavola mi hai chiamato e detto l'abbiamo presa. Speriamo. Lascia stare l'avvocato. No, nel senso che lui ha fatto un bel cenone poi già sapendo che l'aveva presa. No, in verità ero molto in tensione. Quando ho risultato, quando poi mi ha chiamato qualcuno... Potevano esserci anche altre offerte, c'era ancora il tempo. Il dramma era questo, che per 10 milioni poi non si prendeva la Salernitana ed era un peccato, perché voglio dire, poi era peccato. Era peccato, certo, veramente, perché allora, sapevo il progetto. Sentiamo ancora chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Alessandro, rapidissimo. Sì, allora, la Salernitana si è fatta bene sabato. Sì. Benissimo. Voglio fare una domanda a D'Angelo. Sì. Tommaso D'Angelo.
Tommasi, ma con le persone di validità civile, 75% il biglietto pagano c'è poco? Non ho capito, Alessandro, puoi ripetere? Con l'aumento della capienza. Allora, sì. Allora, in civile, sì. 75% sì. Il biglietto, lo Stato paga non più poco? Ah, vuole sapere se con l'aumento della capienza costerà meno anche il sì, biglietto. Ma già col Bologna mi pare che i prezzi sono stati diminuiti. Sono sì, stati sì. Già ritoccati i prezzi rispetto ovviamente alla partita con il Milan, ma è questa la politica della società. Io credo che abbia detto l'invalidità, credo, non vorrei aver capito male. No, no, io ho capito la capienza dello stadio al 75%. Vabbè, vabbè. E allora, ancora un'altra telefonata, rapidissima, pronto? Pronto? Non c'è. E allora, Peppe e Lello, sarà necessario ovviamente vincere. Questo è quello che conta. Ormai tutte le partite sono delle finali, abbiamo detto all'inizio, tutte le partite sono... finale, ma non esiste Bologna, esiste Milan, esiste Inter, sono tutte partite a finale e poi ovviamente poi dobbiamo fare qualche colpo con qualche grande, cioè voglio dire dobbiamo sperare di prendere tentare tre punti o qualche grande, il colpaccio, perché da qui a fine campionato dobbiamo fare anche un colpaccio oltre che tentare di vincerle tutte se fosse possibile, però è ovvio che il Bologna è un po' più alla portata rispetto al Milan. Però ogni partita del pallone ogni partita ha una storia a sé, certo, certo. E allora noi dobbiamo chiudere, grazie a Tommaso D'Angelo, grazie per Pianicelli e all'avvocato Lello Ciccone, grazie a Amato Di Sunno e Orlando Matarazzo in regia, ovviamente sotto la supervisione di Filippo Notari, grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti da casa, Granatissimi torna tra 7 giorni, buonasera a tutti.